L'indagine che KPMG ha condotto in collaborazione con ABI ha rilevato che l'85% delle banche intervistate è già presente sui canali social e nel prossimo anno si aggiungerà un ulteriore 7%. Un dato quindi altissimo che copre quasi la totalità del sistema bancario. Che cosa è successo? Qual è il sentimento che si è diffuso nelle banche verso i social? Eh, ormai l'intero sistema bancario non nega l'importanza della comunicazione all'interno del proprio sistema di comunicazione con la clientela del canale social. Tutte ne valorizzano l'importanza. E eh, lo adottano eh, nella comunicazione con la propria clientela. Eh, Cos'è cambiato? È cambiato talmente tanto e in maniera talmente veloce che ormai diamo anche per scontato che questo sia accaduto. Eh, solamente due anni fa eh, nessuno avrebbe fatto un'affermazione di questo genere, eh, c'era ancora grande scetticismo, ancora qualcuno che pensava fosse solamente una moda. Eh, in realtà oggi, eh, Quel tipo di modello di servizio è dato per scontato. Un cliente di una banca è anche un cliente di Amazon, è un cliente di altre tipologie di beni e servizi dove eh, riesce, vuole comunicare anche utilizzando i canali social e non capisce, non riuscirebbe a capire per quale motivo con una banca non dovrebbe adottare lo stesso tipo di modello di servizio. Questo le banche per fortuna l'hanno capito, la capacità di addettamento tutto sommato è sorprendente, eh, parliamo di banche che solamente qualche anno fa Tre anni fa la prima ricerca eh, su questo tema di, dei social, ma parliamo di 4-5 anni fa, eh, erano eh, scettiche se utilizzare il web eh, eh, per, eh, i per i loro servizi, per le transazioni bancarie. Nel giro di qualche anno assistiamo a delle banche che abbiamo definito multicanali territoriali come se fosse un fatto eh, vecchio o superato: in realtà, banche che hanno dovuto affrontare un percorso di trasformazione. Articolato, eh, importante, eh, faticosissimo per non avere nulla da invidiare, in qualche caso, eh, anche nei confronti delle cosiddette native digitali. Eh, nessuna banca multicanale territoriale o digitale che sia, sta pensando a un modello di servizio completamente diverso che escluda la, la multicanalità in cui il social network è uno dei canali di comunicazione. Questo mi sembra un fatto assodato. In che modo le banche stanno utilizzando questi canali? Che cosa vogliono offrire e possono offrire in più ai loro clienti? Ma un tema eh, che ci siamo posti o comunque che in qualche modo eh, le stesse banche si sono poste è perché uno dovrebbe diventare fan, follower di una banca. No? Tutto sommato eh, banca aveva e eh, in qualche modo ancora eh, eh, richiama una serie di elementi che sono un po' di eh, burocrazia, di, eh, quasi ministeriali, adottandolo purtroppo oggi con un'accezione negativa per una serie di, eh, di motivi. Mm, in realtà quello che sta accadendo è che eh, eh, alcuni marchi, a qualcuno l'abbiamo ascoltato, abbiamo visto anche un video molto eh, divertente della banca in giallo. Eh, eh, stanno diventando simpatiche, tra virgolette, cioè creano dei meccanismi di empatia con i loro clienti e utilizzano come mezzi per questo tipo di legame eh, proprio eh, i canali social. Eh, YouTube è stato quello che ci ha fatto vedere eh, in, in, durante la presentazione e ha subito catturato la, la simpatia della platea che ha applaudito, ha sorriso rispetto a un messaggio che veniva passato no, da quella. Ecco, questo è quello che sta accadendo eh, con la clientela. Eh, poi è diverso, alcune banche eh, utilizzano quei canali per comunicare ancora eh, eh, temi di business e quindi di prodotti e di contenuti che magari possono essere eh, raccontati e spiegati meglio. Altri invece adottano una strategia diversa, magari comunicando contenuti che non c'entrano niente con la banca. Quello però è una distinzione di marchio, di posizionamento, anche di bisogno per certi versi. Curioso che le banche digitali abbiano eh, più contenuti finanziari e bancari rispetto a quelle cosiddette multicanali. Le digitali hanno bisogno di accreditarsi come banche, tutto sommato il fatto che sia giallo e ci cioè, sia un punto esclamativo potrebbe far sorgere il dubbio che ci sia qualcosa di diverso Mi rispetto a una banca e quindi ogni tanto lo devo affire fermare, eh, le multicanali territoriali sono ben riconosciute, eh, ci sono un sacco di filiali in giro, forse pure troppe, non ho bisogno di dire che sono banca, devo far emergere qualcosa in più, oltre che banca ti aiuto a trovare per esempio la casa. Altro messaggio che, eh, che è partito: non ti erogo solo il mutuo, ti assisto in un percorso che è molto di più, stai comprando una casa. Eh, ecco, il canale social inteso in maniera ampia e quindi con tutte le possibilità e le opportunità, eh, aiuta le banche a rappresentare bene e a portare a terra, a scaricare a terra questa volontà di comunicazione che crea eh, engagement, che crea empatia con la propria clientela. Anche questo credo sia un fatto eh, in grande evoluzione. Mm, eh, sempre pensando a pochi anni fa, eh, eh, nessuno avrebbe pensato con simpatia o con un sorriso al modo di fare banca. Era qualcosa di noioso e Diciamo, quasi purtroppo doveroso perché devo in qualche modo eh, gestire il mio denaro attraverso una banca, ma certo non simpatico. Eppure oggi questo messaggio invece sta passando. Le banche in questo senso potrebbero avvicinarsi a un modello che riguarda anche altre industrie? Beh, devo dire che le barriere di industrie si stanno indebolendo per qualche modo. Parlavamo prima del eh, modello di servizio e, e per il fatto che un cliente, così come. Eh, eh, diciamo sarebbe infastidito nell'utilizzare della tecnologia che è completamente fuori dallo standard. Pensiamo ai telefoni, ormai si sono accreditati due macro standard: che sono quello o il Samsung che segue una certa filosofia, o Apple ne segue un'altra. Qualcosa di diverso veramente infastidisce, forse due sono anche troppi, eh, tecnologie come quelle per misurare eh, le performance nello sport, dove ci sono tecnologie eh, completamente diverse, vengono superate da app che vengono installate nei, nei mobile perché sono Adopera, adottano lo stesso standard. Ecco, credo che il modello di servizio, di interazione con chi vende un servizio, anche quello si stia standardizzando, quindi eh, c'è un abbattimento di queste barriere. Questo comporta che nel momento in cui comunico dei messaggi, con cui mi in relazione con la clientela, oggettivamente eh, posso parlargli di molte altre cose. E pensiamo pure ai legami, da un punto di vista anche strategico che migliorano la qualità del servizio. Mi viene in mente per esempio sulla eh, ristorazione piuttosto che sul turismo il legame tra eh, eh, Facebook e eh, TripAdvisor. Nel TripAdvisor viene fatta una valutazione della qualità di alcune cose che mi vengono offerte, il fatto che lo leghi eh, su Facebook a quelli che sono i miei amici. I miei amici sono stati in quel ristorante e l'hanno valutato positivamente, me lo fanno scegliere. Io ho un dubbio no, che su TripAdvisor eh, vengano postate delle cose magari dal ristoratore stesso e quindi il fatto che l'abbia invece valorizzato un mio amico. Me lo rende ecco. Questo tipo di intersezione, dove di nuovo i social network diventano un elemento importante, eh, non è più, eh, non lo si può più vedere o valorizzare solo pensando a un'industria eh, specifica avulsa da tutto il resto del contesto. Il cliente, dall'altra parte, è lo stesso e, se può avere accesso eh, alle informazioni che gli servono per prendere una decisione nello stesso modo e in maniera integrata, è sicuramente eh, più contento è più convinto dell'acquisto che sta facendo.